Sì, se anche voi avete pensato la stessa cosa che ho pensato io, avete pensato bene. Ho finito le pastiglie. E quindi le cambiamo assieme. Chiave per mollare bulloni. Chiave a brugola da 7 mm con inserti e snodo. Pastiglie. Chiavetta per rimuovere i copribulloni. Sistema antifurto. E diagnosi. La diagnosi ci serve perché, a differenza delle pastiglie anteriori, le pastiglie posteriori necessitano un famoso sblocco. Lo sblocco dell'ABS, e senza questo sblocco non riusciremo ad aprire i pompantini e riportarli indietro in modo tale da poter sostituire le nuove pastiglie. Quindi, con la diagnosi andremo a sbloccare elettronicamente i pompantini, questo ci permetterà di arretrarli e a quel punto potremo mettere le nuove pastiglie. Davanti, invece, non è così, non serve la diagnosi, non serve nulla. Andiamo a vedere assieme. Allora, con una brugola da 7 sono andato a svitare questa vite e la gemella, che erano solidali alla pinza freno. Poi per comodità ho sconnesso anche il connettore del sensore giri. Ho estratto un po' il ferro di fermo. E a questo punto può venire via la pinza. Pinza che, come vedete, ha due pastiglie arrivate completamente. Una. E questa invece aveva un pochino di dente. Cuscinetto perfetto. Non c'è gioco. E il disco da questo lato non si è intaccato. Quindi procediamo pure col montaggio delle nuove pastiglie. Pastiglia vecchia, pastiglia nuova. Prendiamo la pastiglia nuova. Andiamo a posizionare e, come vedete, ci vanno perfettamente. Adesso però prima io metterò un po' di pasta aramata nelle pastiglie e andrò ad aprire manualmente questo pistone e lo farò arretrare. Quella con la graffetta interna, quella se la graffetta esterna, non potete sbagliare. Poi la pinza io l'ho già aperta e ora andate semplicemente a riposizionare il tutto. Qua. Oh raga, c'è un sole oggi che non potete capire. Comunque, montate. Montate, cambiate. Adesso sto aspettando di stringere i bulloni bene bene perché vedete che sono ancora in fase di lavoro. Adesso andiamo a cancellare col computer, ci cioè andiamo a dirgli al computer di richiudere le pastiglie e poi, siccome il freno meccanico comincerà a lavorare nuovamente, potremo
potrò andare a tirare bene bene i bulloni posteriori, perché adesso la macchina un po' si muove e non riesco a far ben presa. Quindi finisco la procedura elettronica, cancello tutti gli errori. Io ho staccato anche il sensore giri, quindi la macchina si è arrabbiata abbastanza, e cancello e chiudo la diagnosi. Dopo finisco di tirare le gomme. Adesso andiamo a dirgli se hai cambiato le pastiglie. Sì. Adesso me le sta andando a chiudere. Le pastiglie sono state chiuse. Lavoro finito e sto facendo un giro di prova. Ora ovviamente i freni non fischiano più, la frenata è bella decisa anche dietro, e il lavoretto l'ho fatto in circa un'ora, senza contare il tempo che perdo magari a fare i video. Che dire, è un lavoro semplice? Sì. Ci vogliono gli strumenti giusti? Certo. Si può fare a casa? Sì, senza problemi. Quindi spero che vi sia piaciuto il mio video, spero di aiutarvi a fare la manutenzione corretta della vostra macchina. Vi saluto e seguitemi nel canale, mettete un like se vi è piaciuto il video, attivate la campanella per le notifiche dei nuovi video e ci vediamo alla prossima. Ciao!